Mattia Faraoni, campione di kickboxing, campione mondiale. Sei venuto a Padova e ti trovo qui in una zona degradata, perché? Perché diciamo che vivo il dualismo tra fighting, tra l'identità di fighter e quella di content creator, se questo nuovo termine, cioè, youtuber, facebooker. Su YouTube, perché vai in giro nelle città e vai a cercare delle zone degrado. Occhio, abbiamo iniziato descrivendo le borgate, facendoci raccontare dalle persone del posto le loro storie e le storie del quartiere. Poi da lì il naturale sviluppo del format è stato quello di entrare nel registro del degrado, del disagio, delle persone che hanno disagi psichici. Quindi ci siamo stesi a tutta l'Italia. Sei arrivato anche a Padova, grazie a Davide Meneghini che ti ha accompagnato. Grazie a Mattia Faraoni, perché grazie a loro oggi abbiamo conquistato alcune parti della città. Siamo entrati appunto nelle zone in cui ci hanno segnalato in questi giorni spaccio, droga, e fortunatamente abbiamo visto che a un certo senso hanno voluto anche confrontarsi e anche si sono allontanati. Quindi vivere la città pieno aiuta in qualche modo a riconquistare questi spazi. Noi siamo in Piazza Salvemini, un vero e proprio, una discarica ce l'ha aperta. Sì, abbiamo una concentrazione veramente di grado, immondizia, vetri rotti, residui di strumenti per assumere sostanze. Quindi qua sono stato particolarmente colpito in senso negativo. Mattia, una domanda invece legata alla box, che è il tuo sport, sì. La box, la kickbox, sì, le botte. Sì, no, tanto siamo pugili di kickbox. Che cosa ti ha insegnato? Lo spirito del sacrificio. Che cos'è il sacrificio? Vivere dimensioni a te sfavorevoli e dover continuare a sopportarle. Nel senso, che sacrificio sarebbe se durasse soltanto 2 minuti? Prima tu vivi in scenari sconvolgenti, devi stringere i denti e continuare a viverli, ti rende una persona più forte. Perché se io adesso prendo un manubrio, inizio a fare così per pompare il bicipite, chiunque lo capisce, stai facendo il bicipite. Se io ti dico che c'è un modo per acuire la tua tempra, il tuo temperamento, la tua volontà, lo strumento sentimentale con cui tu ti puoi relazionare al mondo, ci credi? Sì, attraverso lo sport, attraverso i sacrifici, che è quello che mi ha insegnato la mia disciplina. Grazie Mattia, buongiorno Mattia. Grande.